abbiamo sostenuto pure con degli abbonamenti che avevamo fatto, ma tutta spesa nostra. Certo. Le sedie, l'acquisto delle sedie, c'hai ragione. Vedi, come lo ricorda. Ma io dico questo, che mentre Frosinone sdobbava questa associazione musicale, a Roma già se ne parlava. Questo è un articolo dell'Unità, guarda, un articolo dove parla rilancio delle forze musicali del Frosinone. Unità 2669, quindi se ne parlava già. Io ho invitato il professore a parlare del jazz, perché Daniele aveva la fissazione della cattedra del jazz. Io mi ricordo ragazzi che sono venuti da Firenze ad assistere alla lezione di jazz a Frosinone. Quindi ecco quello che ha fatto Daniele Paris. Il suo modo di vedere, il suo modo di fare, hanno fatto scaturire nel 72 questo conservatorio di musica. 73. E era seguito da tutta Italia. Ce ne stanno tante le cose. Io ti ringrazio solo perché ci hai fatto vivere quei momenti. Posso un attimo, scusa. Certo, tra l'altro ho portato anche io questo. Sì, sì. Ma c'è anche l'articolo di. No, volevo. No, non è. Sì, no, c'è un articolo che è mio, sì. Ma no, volevo ricordare di Erasmo Valente. Una cosa che avevo sottolineato, però qua non la ritrovo più. Tra l'altro non c'ho nemmeno gli occhiali. No, dove si parla proprio, è su questo articolo che io ho conservato, l'ho conservato anche perché riguardava il liceo artistico e il gruppo dei pittori del liceo artistico, ed è un articolo del 69, fu fatto subito dopo questo incontro con Daniele in questa città. Ma lo sono conservato per questo doppio motivo, perché c'era sì, tutte le ragioni tecniche che erano sostenute da Daniele per questa impresa sono riportate in questo articolo. Un grosso studioso di musica, questo Erasmo Valente, un grosso conoscitore, un musicologo. E poi perché Traccioli appunto sottolineò l'importanza di questo gruppo di pittori del liceo artistico che era molto forte e molto viscerale appunto. Mi pare che c'è in sala il professore Agamennone, se non sbaglio, e lui sa molto di questa associazione musicale operaia, che l'ha seguita molto. Io lo pregherei di fare qualche testimonianza, di dirci qualche cosa, professore. Sì, sì, ma no, non è che non sai niente. Vieni. No, ma deve essere una cosa. Certo. Anzi, è strano, c'è ragione Adolfo che siamo seduti, noi dovevamo stare seduti là per parlare. Ma dunque vi posso dare delle informazioni di carattere generale che potete utilizzare in termini comparativi. Più o meno alla fine degli anni 60 e nei primissimi anni 70 in Italia sono state costituite decine di associazioni musicali in forza di una legge, la legge probabilmente tutte la ricordi, la legge Corona del 69, la legge 800, ed è stata la prima legge che la Repubblica ha varato per sostenere le attività musicali, non solo quelle centrali dei grandi enti, ma anche quelle che si svolgevano in periferia con estrema difficoltà e con estrema fatica. In quel periodo di associazioni musicali sono nate decine, tutte si chiamavano più o meno Amici della Musica, Società dei Concerti. L'unica che ha questa aggettivazione molto singolare è l'Associazione Musicale Operaia di Frosinone. Non ce ne sono altre che si chiamano così, e credo che questa aggettivazione sia significativa anche perché rappresenta degnamente le cose che sono state dette, che io ahimè ho sentito solo con molto ritardo perché sono arrivato un po' tardi, e credo ricostruisca bene questa sensazione, questo spirito della cantina o dell'osteria, cioè del contatto diretto, senza gerarchie, in una situazione di pari dignità, anche con, se volete, una sensazione di esperienze basse, non esperienze auliche, colte, nobili, ma esperienze basse, cioè esperienze che vengono da ceti per certi versi svantaggiati, generalmente estranei alla proposta culturale che viene dalle istituzioni. Questa attività è stata,
credo per almeno una decina d'anni, tale da mettere questa città in una situazione di assoluta parità nei confronti delle altre città di medie e piccole dimensioni in Italia. Mi riferisco anche a capoluoghi di regione, eccetera, eccetera. Devo dire che fra il 69 e tutti gli anni 80, fino a tutti gli anni 70, fino all'inizio degli anni 80, questa città ha avuto una attività concettistica di grande qualità, che ci consentiva di non rimpiangere di non essere nati altrove e di frequentare la programmazione dei concerti promossa dall'Associazione Musicale Operaia con una certa abitudine, cioè, mi spiego meglio, era diventato in quel periodo una abitudine andare a sentire concerti. Esperienza che ormai è largamente compromessa. Oggi non è più un'abitudine andare a sentire concerti, anzi oggi sentire un concerto di musica classica, di musica da camera, è più un evento, un fatto diciamo eccezionale. E questo è un arretramento gravissimo dal mio punto di vista. Posso citare anche una testimonianza personale che riguarda una prossimità di luoghi. L'Associazione Musicale Operaia aveva sede in un locale che era sito in Corso della Repubblica, dove oggi non so che cosa c'è, ma insomma più o meno fra l'ex cinema Excelsior, per intenderci, e questa nuova discoteca che si chiama Musicheria, eccetera. Ecco, in questa sede io ci sono stato non solo come frequentatore di concerti, ma anche come musicista, perché in questa stessa sede c'era una sorta di coabitazione. L'Associazione Musicale Operaia, anche un giovane con un gruppo di musicisti che si formò in quegli anni, che furono anni per certi versi mitici, e che in questa sede qua faceva le sue attività di prove, di concerti, eccetera, eccetera. Mi riferisco a un'esperienza anch'essa ormai passata alla storia, o forse al dimenticatoio. Quello che vorrei sottolineare ancora su queste questioni è che, su questo è un'opinione diversa, la proposta di Daniele Paris non era di recuperare la musica contemporanea. La mia sensazione è che a quell'epoca, fine 60, primissimi 70, il suo interesse per la musica contemporanea, cioè la musica degli anni 50-60, fosse ormai svanito. Invece probabilmente nuova consonanza. Mi riferisco alla musica composta da musicisti negli anni 40, tardi 40, 50, 60. Sì, non solo. Sì, anche Venezia, sì, Palermo, sì, eccetera. Sì. Credo che a quell'epoca l'interesse per questi compositori nella persona e nella psicologia di Demetrio Paris fosse ormai scomparso, svanito. Mentre invece emergeva molto forte l'interesse per alcuni musicisti che sono ormai dei capisaldi della cultura musicale europea. Stravinsky certamente, tantissimi altri musicisti e anche alcuni che forse erano stati dentro la sua psicologia vitalizia, fra questi Mahler. Io mi ricordo di aver sentito quasi tutte le sinfonie di Mahler suonate qui da orchestre dell'Est, che costavano pochissimo all'epoca, oggi costano non così poco, sì, come allora. Allora costavano pochissimo, oggi non costano più così poco. E questo per un giovane musicista o per chiunque fosse giovane all'epoca effettivamente è stata un'esperienza significativa. Non è così semplice in qualsiasi città oggi assistere a delle esecuzioni di concerti sinfonici con grandi orchestre. Per suonare Mahler ci vuole un'orchestra di almeno 100 professori, cioè un'orchestra di grandissime dimensioni che richiede uno sforzo organizzativo. Pensate all'ospitalità per collocare 100 musicisti, gli strumenti, portarli, prenderli, eccetera. Ecco, questo è stato per uno che si formava all'epoca, devo dire, un'esperienza per certi versi straordinaria, difficilmente ripetibile. Non vorrei aggiungere cose sulla persona del maestro, perché forse questa è un'occasione destinata specificamente all'associazione. Devo esprimere un rimpianto, e cioè, scomparso il dottor Alberto, o ammalatosi il dottor Alberto, orientate gli interessi di Demetrio Paris verso altri obiettivi, la costituzione di un complesso sinfonico con carattere di stabilità o meno, eccetera, eccetera, l'attività dell'Associazione Musicale Operaia non è stata continuata da nessuno. E quindi in questo senso forse posso fare anche, come si dice, un processo di autocritica, perché la mia generazione non è stata in grado di prendere questo testimone, perché per motivi più diversi, ognuno ha la sua storia personale. Però scomparsa questa esperienza, venuta meno la presenza e la partecipazione dei fondatori,